Ciao, vediamo come creare in pochi semplici passi una griglia isometrica che ci permette di realizzare lavori in logo design o poster o tipografici su scala appunto isometrica, su prospettive di 30 gradi. Andiamo subito su File, Nuovo, generiamo il nostro documento, andiamogli a dare innanzitutto un'unità di misura in pixel, dopodiché gli conferiamo una larghezza e un'altezza pari, magari di 1080. Diamolo ok. Bene, andiamo subito sulla palette strumenti, selezioniamo lo strumento griglia rettangolare, facciamo un click nell'area di lavoro. Come vedete, vediamo subito le dimensioni che abbiamo appena conferito al nostro file. Dobbiamo aggiungere alcuni piccoli parametri specifici. Divisori orizzontali devono essere 30, sarebbero appunto le linee orizzontali che formano la griglia. Lasciamo pure simmetria al 0% e divisori verticali idem, un numero 30. Questo ha un significato preciso, perché chiaramente deve seguire l'andamento prospettico della griglia. Lasciamo di default flaggate sia le voci usa il perimetro esterno come cornice e naturalmente riempiremo la griglia. Lasciamo colore traccia nero e colore riempimento bianco. Diamo l'ok. Ecco la nostra griglia, che chiaramente è grande quanto il nostro progetto, la nostra area di lavoro. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è ridimensionare la nostra griglia. Perché? Perché deve essere ottimizzata per essere poi soggetta alle trasformazioni successive. Andiamo a vedere nello specifico. Selezioniamo il tasto destro, assicurandoci chiaramente di aver preselezionato il livello della griglia. Andiamo su Trasforma, dopodiché andiamo su Ridimensionamento. Dobbiamo applicare un ridimensionamento non uniforme che mantenga l'orizzontale al 100% e l'asse verticale all'86,602%. Questo è un numero preciso che si ricava da calcoli matematici e che è utile per il passaggio immediatamente successivo. Quindi ricordiamoci, l'asse orizzontale viene ridimensionato al 100%, l'asse verticale all'86,602%. Adattiamo gli angoli e chiaramente ridimensioniamo anche i tratti ed effetti. Possiamo flaggare l'anteprima per vedere in diretta come viene. Diamo l'ok. Ora andiamo a applicare il primo passaggio di trasformazione. Teniamo sempre selezionato il gruppo di livelli della griglia appena ridimensionata. Di nuovo tasto destro, di nuovo sulla voce trasforma. Andiamo su inclinazione. L'angolo di rotazione sarà 30 gradi e tra poco vedremo perché. Lasciamo gli altri valori di default. No verticale, angolo 0. Clicchiamo su ok. Assicuriamoci chiaramente, andando sul menu visualizza, che la griglia sia allineata al pixel, quindi significa che qualunque oggetto andremo a ricavare o a disegnare sopra avremo una precisione al pixel. Ora la griglia è sempre selezionata, andiamo di nuovo col tasto destro su trasforma e questa volta su rotazione. Applichiamo una rotazione di meno 30 gradi. Come vedete dall'anteprima, il piano della griglia si è esteso su una direzione di meno 30 gradi di rotazione rispetto alla versione precedente. Diamo l'ok. Se tracciamo una linea verticale lungo la griglia, il suo punto di incrocio con le linee orizzontali che vediamo appunto lungo questa diagonale di 30 gradi genera appunto un angolo di 30 gradi ed è qui spiegata la motivazione per cui la rotazione debba avere proprio questa angolazione specifica. Ora che abbiamo creato la nostra griglia possiamo chiaramente ingrandirla in modo da farle occupare tutto il piano, ma chiaramente facendola uscire dall'area di lavoro. Con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a ridimensionarla in modo proporzionale in questo modo, facendola chiaramente uscire dall'area di lavoro, ma avendo l'area di lavoro riempita pienamente con la griglia. Ora qui abbiamo due possibilità sostanzialmente per poter utilizzare questa griglia. La prima possibilità è, mantenendo il livello selezionato, andare su Visualizza, Guide, Crea guide. Significa che questa griglia, con tutti i suoi divisori orizzontali e verticali, sono diventati delle guide e quindi non sono più editabili come tracciati, ma servono appunto ad allineare qualsiasi oggetto o testo all'interno di questa griglia su una prospettiva di 30 gradi. L'altra possibilità è quella di utilizzarlo come prototipo di base per generare, per esempio, degli oggetti attraverso lo strumento Creaforme. Infatti, se andiamo a selezionare lo strumento Creaforme dalla palette strumenti, possiamo vedere come poter aggiungere, me ne accorgo grazie all'icona più accanto al cursore, dei caratteri tipografici magari utili per il nostro progetto di logo design. Andando poi con lo strumento selezione diretta a isolare questo carattere, magari a conferirgli un colore di riempimento come in questo caso. Chiaramente possiamo anche andarlo a modificare. Oppure possiamo andare a generare delle forme, grazie sempre allo strumento Creaforme, molto utile in questi casi, che seguono la prospettiva di 30 gradi tipica delle griglie isometriche.
Questi naturalmente sono solo degli assaggi di ciò che è possibile fare con una griglia prospettica. Immaginiamo di disegnare delle vere e proprie cards o delle icone in prospettiva. Ti mostrerò in un video successivo come realizzare un testo su una griglia isometrica che segue le caratteristiche e la direzione di 30 gradi tipiche della griglia isometrica, ma al quale potremmo aggiungere anche della profondità. Se ti è piaciuto questo video, ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!